Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide e oggi vi do il benvenuto a un nuovo video con un argomento che non avrei mai creduto di dover trattare nel 2021. Parliamo infatti del nuovo set Destino Splendente, appena uscito sul mercato il 19 di febbraio scorso, e trattiamo un argomento che sembrava ormai essere del passato, rilegato a qualche anno fa e o a set vintage. Infatti, The Pokémon Company ha inspiegabilmente deciso, dopo aver fatto un passo in avanti, di farne due indietro, qualcosa di veramente inspiegabile, ma andiamo nel dettaglio. Vi ricorderete che fino a qualche anno fa era possibile infatti pesare i pacchetti per determinare se al loro interno c'era una carta olografica o migliore. Infatti l'holofoil delle carte olografiche era più pesante del cartoncino normale di una carta non olografica, e questo con tutte le carte olografiche piuttosto che full art, shiny, eccetera eccetera, andava a determinare un peso del pacchetto di qualche centigrammo maggiore rispetto a un pacchetto con delle carte non olografiche. Cosa succede? Che The Pokémon Company, visto questo andazzo soprattutto fra i collezionisti che sapevano che c'era questo genere di opportunità del pesare i pacchetti per determinare al loro interno la presenza di carte olografiche o migliori, ha deciso di introdurre il codice per quanto riguarda il gioco di carte online di due colori diversi, ma anche con due spessori diversi. Infatti c'era il codice verde, che era leggermente più spesso e più pesante, mentre c'era il codice bianco, che era leggermente più leggero, scusate il gioco di parole, però questo permetteva di controbilanciare il peso delle carte all'interno dei pacchetti. Perciò era praticamente impossibile distinguere un pacchetto con una carta olografica o migliore da un pacchetto che non aveva carte olografiche, semplicemente perché i foglietti del codice del gioco di carte online all'interno controbilanciavano questa differenza di peso. Cosa succede? Nel nuovo set Destino Splendente questo non è più possibile, perché i codici all'interno dei pacchetti sono tutti quanti codici bianchi, tutti quanti codici, se vogliamo, leggeri, e tutti quanti i codici con lo stesso peso. Questo comporta, e abbiamo già avuto conferme ufficiali di persone che hanno fatto dei test decisamente accurati, che è possibile pesare pacchetti di Destino Splendente e determinare abbastanza accuratamente il contenuto dei pacchetti stessi. Questo comporta due cose. Una cosa è, se vogliamo, l'unica fattore positivo. Quanti di noi, aprendo un pacchetto ultimamente, vedevano un codice bianco e cominciavano a trattare quel pacchetto con un occhio di riguardo, andare un po' più lentamente nelle carte finali perché ci aspettavamo e già sapevamo che c'era una carta olografica o migliore all'interno di quel pacchetto, e al contrario, in dei pacchetti con il codice verde, andare più velocemente, sì, ok, andiamo al prossimo perché tanto già sappiamo che non c'è niente qua dentro. Quindi c'era un po' quello spoiler del pacchetto dal codice se uno guardava appunto il colore del codice stesso. Era, se vogliamo, un problema, però tutto sommato, per quanto riguarda la correttezza del mercato, era la cosa più giusta da fare probabilmente. Adesso invece abbiamo un ritorno a qualche anno fa con questa possibilità di pesare i pacchetti, e questo comporta dei problemi significativi dal punto di vista del mercato secondario, per esempio eBay, piuttosto che gruppi Facebook, piuttosto che qualsiasi altro portale dal quale compriamo dei pacchetti o dei prodotti non da venditori ufficiali e autorizzati, ma se vogliamo da dei privati. Ecco, quindi ragazzi, io voglio dirvi, fate attenzione, perché dai dati ormai abbastanza ufficiali ci sono dei pacchetti che si sa che non c'è praticamente niente all'interno, che pesano intorno ai 22,35 grammi fino ai 22,40-41 grammi. E poi ci sono dei pacchetti fra i 22,45 grammi, dove si comincia a pensare che già c'è qualcosa, piuttosto che pacchetti decisamente pesanti come 22,51, 22,57, anche dei 22,60 abbondanti, dove si sa che ci sta almeno una hit o due. Se un pacchetto è particolarmente pesante, si può immaginare di avere, non solo con il fatto che ci sta lo Shiny Volt nel penultimo slot, quello della Reverse Rare, scusate, della Reverse Holo, un hit che magari è uno Shiny,
e anche l'hit finale con la carta rara del set regolare. Perciò, quello che io vi dico è: se comprate il pacchetto da un rivenditore autorizzato e con una buona reputazione, non c'è nessun problema, anzi, probabilmente la pack opening experience è anche meglio, perché appunto non c'è questo spoiler del codice che vi dice se dentro ci sta un qualcosa di buono o meno. D'altro canto, ragazzi, attenzione a comprare pacchetti di Destino Splendente su gruppi Facebook da persone che non hanno una grandissima reputazione, oppure da eBay. Fate molta attenzione, perché è veramente possibile e probabile a questo punto, visto che questa cosa sta diventando di dominio pubblico, c'è la possibilità che in quei pacchetti non troverete niente, perché queste persone hanno accuratamente pesato i pacchetti, tenuti per sé o aperti i pacchetti più pesanti e rivenduti sul mercato secondario i pacchetti più leggeri. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio se siete rimasti fino a qua. Se avete qualche altra idea, commento, se pensate che ho detto semplicemente una marea di fesserie, fatemelo sapere nei commenti, anche se spero di no. Vi invito anche a mettere un subscribe e un like al video, ragazzi, aiuta tantissimo, soprattutto all'inizio. Quindi io vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo alla prossima.